Senti, tornando a te, volevo chiederti di che cosa ti stai occupando in questo periodo. Dunque, scientificamente, perché immagino che questo che ti interessa, Sì. sto in vabbè, sono una serie di collaborazioni, appunto. Torniamo al discorso di prima. Quindi c'è un esperimento che si chiama Planck, che è un satellite dell'Agenzia Spaziale Europea che sta prendendo dati in questo momento, un satellite che studia la radiazione cosmica di fondo, quindi il residuo, diciamo, del Big Bang, quindi permette di guardare direttamente gli istanti successivi all'origine dell'universo, le fasi dell'evoluzione successiva all'origine dell'universo, quindi insomma, un esperimento molto interessante. È un po' una prosecuzione del tipo di ricerche che appunto hanno fruttato il Nobel Asmuth nel 2006. Questa è una cosa che appunto ha una sua storia indipendente, però diciamo l'ambito di indagine è lo stesso. E poi insomma una serie di altre attività, c'è un'altra missione, anche questa piuttosto interessante, ma che è appena iniziata, è appena stata approvata e che partirà, se tutto va bene, solo nel 2019, che si chiama Euclid, che è una missione che invece cerca di capire come la storia dell'espansione dell'universo, fondamentalmente, dalle prime fasi dell'evoluzione fino a oggi, e questa cosa, il modo in cui si espande l'universo, permette di capire una serie di cose, tra cui questa strana energia oscura di cui si è parlato anche nelle ultime settimane, perché è stato dato appunto quest'anno il Nobel per la fisica a tre astrofisici che hanno scoperto che l'espansione dell'universo accelera. L'espansione dell'universo, contrariamente a quello che si pensava, appunto, è accelerata, e questa accelerazione, è dovuta a questa energia oscura, almeno questa è l'ipotesi che facciamo in questo momento, di cui però non si sa molto. Quindi questo tipo di missione spaziale cercherà di appunto mettere qualche punto fermo in più su questa storia. Appunto, è interessante che è una missione appena approvata, ed è stata approvata praticamente contemporaneamente al conferimento del premio Nobel ai tre astrofisici di cui dicevo prima. Quindi insomma è chiaro che è un settore di ricerca in questo momento molto interessante. Queste sono, diciamo, due delle mie attività, poi insomma ce ne sono altre su scala più piccola, ma queste sono quelle un po' più grandi che coinvolgono più persone. Non so se hai visto la notizia, comunque circa un giorno fa, credo, è uscito un articolo in cui appunto si diceva che Roger Penrose sosteneva che prima del Big Bang ci fosse un altro universo identico al nostro. Che cosa ne pensi di questa Sì. Dunque, affermazione? sì, quello di Penrose è un modello che praticamente prevede, cioè ipotizza più che prevede, ipotizza che l'universo sia andato, cioè abbia una sorta di storia ciclica, quindi una storia che si ripete. Quindi questa espansione dell'universo in cui ci troviamo adesso, che è iniziata con questo evento che chiamiamo Big Bang 13,7 miliardi di anni fa, in realtà è una fase all'interno di un ciclo di continue espansioni e ricollassi, diciamo così, e quindi c'è questa sorta di perenne espandersi e contrarsi, espandersi e contrarsi, appunto come se fosse una sorta di pulsazione cosmica di cui noi appunto ci troviamo a vivere una fase. È un'ipotesi, cioè non è né, devo dire, né un modello ben consolidato ancora, né una cosa che abbia un supporto dalle osservazioni, però diciamo è un'ipotesi. È un'ipotesi come ce ne sono parallelamente tante altre. Per esempio c'è questa idea si è sentita spesso negli ultimi tempi, perché va abbastanza di moda tra i cosmologi, con questa idea del multiverso, ovvero che il nostro universo è una parte di un universo più vasto, e che quindi esistano in realtà regioni cosmiche
completamente diverse da quella che abitiamo noi, con proprietà fisiche diverse, quindi uno può immaginare una sorta di molteplicità di universi, ecco, come se noi fossimo parte di un sottoinsieme di tutti gli universi possibili. E, insomma, queste sono tutte idee che hanno un po' a che fare con questa cosa di cosa c'era prima del Big Bang e cosa c'è fuori, tra virgolette, del nostro universo. Sono cose completamente speculative perché non c'è modo di verificarle scientificamente per il momento, insomma, magari in futuro le cose cambieranno. Sì, tra l'altro mi ricordo anche un'altra teoria che prevedeva che l'universo nostro e gli altri fossero in realtà come dei fogli impilati uno sull'altro, avessero forma curva, ma non Ah, sì, so. beh, certo. No, sì, questo è ancora un altro aspetto della questione. Quindi, qual è la tua visione di qual è appunto il nostro universo? La mia visione è che il nostro universo è abbastanza grande e abbastanza complesso da darci già molti grattacapi e molti problemi per capire come funziona. Ed è un po' difficile dire quali di queste altre idee potrebbero essere corrette. Il problema qual è? Che in realtà alcune di queste idee sono state tirate fuori proprio per cercare una risposta a cose del nostro universo che non capiamo. Per esempio, l'idea del multiverso è un'idea che potrebbe risolvere alcune delle cose che non capiamo del nostro universo, per esempio la questione che dicevo prima di questa energia oscura che per il momento non conosciamo bene, non sappiamo bene cosa sia. E quindi, insomma, sono idee a cui va dato, come dire, la giusta attenzione e prima o poi si capirà se sono corrette o no. Il bello della scienza è che appunto ha questo metodo di lavoro che dà sempre una certa fiducia nel futuro, cioè nel fatto che prima o poi le idee buone sopravvivano e quelle sbagliate spariscano. E quindi, insomma, basta aspettare e lavorare e prima o poi capiremo di più. Senti, alla luce di quello che ci siamo detti finora, secondo te, è prospettabile un Nobel per la fisica italiano per i prossimi anni? Allora, i Nobel per la fisica agli italiani in realtà è una cosa un po' bizzarra perché i Nobel per la fisica agli italiani sono sempre stati dati a italiani che lavoravano all'estero, quindi in realtà c'è questa cosa che a me dà anche forse un po' fastidio, no? Della bandierina nazionale attaccata alle scoperte scientifiche, perché la scoperta scientifica e l'attività scientifica è, anche un po' per le cose che diciamo prima, è proprio per sua natura, non può essere confinata, diciamo, a una nazione, è un'attività che ha degli aspetti assolutamente, appunto, ha degli aspetti collaborativi ed è internazionale per sua natura. Quindi è sempre molto difficile dire. Allora, che succede? Succede che in Italia, quando qualcuno che ha un nome e un cognome italiano vince il premio Nobel, si corre subito con la bandierina a dire: Ah, l'Italia ha vinto il premio Nobel, eccetera. Se uno poi va a vedere, non è quasi mai completamente così, nel senso che questi sono studiosi che si sono formati in Italia, sono italiani magari di nascita, hanno passato un sacco di periodo all'estero, magari in più di un istituto, quasi sempre le scoperte per cui hanno avuto il Nobel non le hanno fatte in Italia, ma le hanno fatte da qualche altra parte. E quindi, insomma, sai, questa cosa dell'italianità, del marchio di, come dire, il marchio di qualità doc italiano è anche un po' difficile, nel senso che è difficile dire esattamente quanto ci sia di italiano in tutto questo. Quello che a me piacerebbe, e qui rispondo alla tua domanda, quello che a me piacerebbe è che prima o poi qualcuno vincesse il premio Nobel avendo lavorato e avendo fatto una scoperta in un'università italiana e magari che lo facesse uno che non è italiano di nascita, magari, che ne so, un indiano, un cinese, un americano, insomma qualcuno che è venuto qui in Italia, ha lavorato in un istituto italiano, ha fatto una scoperta da Nobel. E in quel caso, diciamo, sarei un po' più contento. Non che non sia contento negli altri casi, sono contento anche per tutti gli italiani che hanno vinto
il premio Nobel fino adesso, però diciamo, come dire, l'indizio che siamo un paese in salute dal punto di vista della ricerca scientifica sarebbe quello di avere degli istituti che funzionano indipendentemente dalle persone che ci lavorano dentro, e che poi quando c'è una persona che effettivamente ha le capacità e la bravura, questi istituti riescano a, diciamo, a portare, a dargli la possibilità, in termini sia economici che di strutture, per fare una ricerca che arrivi al Nobel. Non so se sono stato chiaro. Chiarissimo, cristallino. Ti vorrei fare un'altra domanda ancora, che è legata a quella che è proprio la divulgazione. Esiste un'associazione che si chiama Lifeboat Foundation, che ha lo scopo di proteggere l'umanità, no? Da quelle che si possono essere le evoluzioni anche negative di ricerche scientifiche e così via. E una delle loro battaglie, è stata quella di far rimuovere da internet, perché era stato già pubblicato, il genoma, dell'influenza del 1918. Ti vorrei chiedere che cosa ne pensi. Pensi che sia giusto che ogni tipo di risultato e ogni tipo di conoscenza venga pubblicata in questo modo, proprio su internet, disponibile per tutti, oppure ci sono delle cose che è meglio che ci siano soltanto alcuni che possono, insomma, avere accesso. Diciamo, la domanda complessa, al di là del caso specifico, insomma, anche in generale è un po' una domanda difficile. Credo che tutte le scoperte, tutte le tecnologie si portino sempre appresso una certa dose di rischio, e che idealmente bisognerebbe mettere sul piatto sui due piatti della bilancia, da un lato i benefici, che è anche una, diciamo, una scoperta, e dall'altro i rischi. Però il problema è che la questione diventa estremamente più complessa, perché chi è che valuta i rischi, chi è che usa quella scoperta scientifica, chi è tutto, diciamo, diventa tutto molto, molto difficile da analizzare in generale, facendo discorsi così, a ampio raggio. Non lo so, io penso questo, forse è un po' una visione un po' ingenua, non lo so, ma penso che il famoso malintenzionato, cioè quello che vuole usare una tecnologia per usi impropri, il modo di farlo lo trova. Cioè, non è rimuovendo una cosa ripeto, tra l'altro questo caso specifico non lo conoscevo neanche nel dettaglio, quindi, però diciamo, non è rimuovendo una cosa da internet che impedisci a qualcuno di usarla. Certo, gliela rendi, probabilmente gliela rendi più difficile, però sai, il problema è che anche lì c'è un effetto di selezione, nel senso che i cattivi più bravi poi trionfano sui cattivi meno bravi, e quindi semplicemente li metti nell'asticella un po' più in alto, però selezioni quelli ancora più cattivi in un certo senso, quindi non lo so, io penso che la conoscenza delle cose sia sempre un fatto positivo. Purtroppo, cioè, c'ho questo bago, sarà appunto una cosa un po' ingenua, però penso che conoscere le cose sia sempre una cosa positiva, e non è nascondendole o insabbiandole che si metterà, diciamo, al riparo l'umanità da eventuali catastrofi o eventuali difficoltà, insomma.